Pescara-Perugia, gara spartiacque, i play-off da blindare in un momento oggettivamente non facile. Eufemisticamente i biancazzurri non ci arrivano benissimo. In forte dubbio Brugman, KO, Gravion, problemi per Canutè, altresì indisponibili Campagnaro, Del Sole e Melegoni. Sembra addirittura in discussione Beppi Pillon che alla domanda risponde così. Non le sembra esagerato? Non lo so, questo lo lascio, non lo so, lo lascio dire a voi, questo io non lo so. Però si può dire, mister, non è che... Io posso dire che so bene com'è il calcio, lo conosco. Perciò l'allenatore è il responsabile della situazione, quando le cose vanno bene si sa che noi allenatori ti possono mettere... come si dice, in discussione. Le mie responsabilità me le assumo in pieno, in tutto e per tutto. Sono qui, metto la mia faccia è qui, non c'è nessun problema. Fino all'ultimo darò il massimo per il Pescara, perché la cosa principale non è il singolo, io, la cosa principale è la squadra. Probabilmente sono state create, diciamo così, delle aspettative troppo alte rispetto al potenziale dell'organico, forse aveva abituato molto bene all'inizio della stagione questa squadra, con quelle 5 vittorie, 3 pareggi, giocava anche un calcio sbarazzino, brillante, probabilmente questo, però poi bisogna riportare tutto alla realtà. Io non voglio trovarmi degli albi, non li voglio, io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, chi gioca dal massimo al 100% e poi alla fine vedremo. Prima del mercato di gennaio lei aveva 7 centrocampisti, addirittura adesso 3, 4 in 2-3 partite, c'è un'oggettiva difficoltà, voglio dire, no? Sì, diciamo che siamo stati sfortunati per gli infortuni che ci sono stati, di Canutè, adesso di Brugman, però non voglio, io sono convinto che riusciamo a venirne fuori da questa situazione. C'è un po' di tensione, a mio avviso le tensioni dovevamo avere l'anno scorso, quando eravamo messi in grande difficoltà, adesso... La tensione deve essere, per quanto tensione nervosa per l'aspetto, per la partita, ma non drammatizzare su tutto quello che ci succede intorno, perché secondo me è sbagliato, però l'ambiente è questo e dobbiamo essere bravi a isolarci da queste situazioni qua. L'obiettivo sono i play-off, secondo me con 6 punti ci siamo. Dobbiamo cercare fra questi 6 punti. Come la conferenza stampa mi è sembrata molto costruttiva, mister, adesso ci dia la formazione. Così? Anche se più o meno dovrebbe essere no, qualche dubbio ce l'ho. Vediamo. Anche a livello tattico. 4-3-1-2, 4-5. Abbiamo questi due sistemi che conosciamo meglio. Come certezze, come conoscenze, uno dei due lo farò. La probabile formazione Ferillo, Trepali, Balzano, Perrotta, novità sostanziale, l'ex Scognamiglio e Del Grosso in difesa. Memusciai, Bruno e Crecco, centrocampo in attacco, Marras e Sottil, supporto di Mancuso. Per contro il Perugia, ottavo in classifica, reduce da 2 KO consecutivi, un solo assente, Pavlovic, 4-3-1-2 il sistema di gioco, Gabriel, Trepali in difesa, Rosi, Ghiomber, Sgarbi e Mazzocchi, a centrocampo Falzerano, Carraro e Drago. Mir verre tra le linee alle spalle di Sadik e Vido, favorito su Ann. Non al meglio Melchiorri, altro ex, comincerà dalla panchina. Nesta. È una squadra che si sta lì per un motivo. I punti che ha fatto sono tanti punti e giocare a Pescara è dura per tutti. L'altra volta ci ha lasciato le pene Palermo, che poi l'abbiamo visto col Verona, che partita ha fatto. Perciò è un campo molto difficile dove servirà un Perugia super. Per uscire con qualche punto. Io quasi vinco, non è che mi vergogno se gioco male, vinco proprio senza vergogna. Da Carpi sono tornato sereno, non è che mi sono vergognato, no, perché capita agli altri che giocano male e vincono, può capitare anche a noi. Lo dicono le prestazioni, una squadra che gioca, concede tanto, soprattutto ama giocare dal basso, però non mi sembra particolarmente organizzata in fase di non possesso, cioè quando il pallino ce l'hanno gli avversari, d'accordo o no? È una squadra molto propositiva, che gioca molto bene a calcio, che cercano di attaccare con tanti uomini e quando attacchi con tanti uomini qualcosa può succedere, che puoi prendere qualche... Se dicono le coperture preventive, mi pare. No, la presa, per esempio col Benevento,
in qualche situazione su ripartenza avversaria ha avuto qualche difficoltà, però è una squadra che è molto propositiva, mi piace come gioca. Faccio complimenti all'allenatore perché è una squadra molto propositiva. Però ecco, un giocatore come Verre si limita più di squadra? Verre è un giocatore che ti spacca in due anche in certe situazioni. Molto bravo a attaccare la porta, tiro da fuori aria, c'ha i tempi giusti per l'inserimento, bisogna stare attenti. Il suo volto è cambiato però da inizio anno, la sua espressione è più cupa. C'è un caffè. Saranno i sintomi della vecchiaia. sono aumentati i capelli bianchi. Cioè, lo stai proprio distruggendo. Ma ha dato una bella carica.